Oggi estrarremo delle voci e delle frasi celebri di film. Quindi quelle voci, come reciterebbero quelle frasi dei film? Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale e se siete già iscritti potete abbonarvi al The Merluz Club. Perché devo abbonarvi? Perché ci sono le versioni estese di Scuola di Voce, reazioni da doppiatore con tanti aneddoti che ovviamente per forza di cose non potevano rientrare nei video normali e tanti altri vantaggi che troverete cliccando sul link in descrizione. Sono partite delle maracas di là, scusatemi. Ora, Paolo, grazie ai potenti mezzi a nostra disposizione e ai grandi introiti economici della The Best Blend, abbiamo la più alta tecnologia di estrazione casuale che si possa avere ormai nel 2023. Bicchierini e foglietti di carta. Questo è proprio il top di gamma. Ce li ha dati Elon Musk questi qui. Vediamo un po'. Questo è il bicchiere del Ragnar. Oh. Quindi abbiamo la voce di Ragnar. Ragnar Lothbrok di Vikings. Potete farli a pallini perché così sono ingestibili da prendere a caso. Cos'è? Gomorra? Beh, però si abbina, no? La cattiveria c'è. E mo ce ne pigliamo tutto quello che è nostro. Andiamo avanti con questa estrazione. Oh, Kermit la rana. Kermit la rana recita e pronuncia. Cosa è successo? Non te lo dico che cos'è. Te la leggo e basta, va bene? Non sono in pericolo, Skyler. Io sono il pericolo. Apro la porta e mi becco un proiettile. È così che mi vedi? No, sono io quello che bussa. In realtà in italiano non dice questo, è più una traduzione dell'originale. Ah sì, in italiano dice I'm the one who knocks. A me non possono sparare. Però sono io quello che bussa. Aprimi per favore. Te lo vedi Kermit al posto di Walter White? Il casting di Breaking Bad, una delle prime scelte era Kermit. So che se l'è battuta con Adam Creston fino alla fine. Il problema è che serviva sempre sto braccio in culo a Kermit. Allora ma così. No, ma come faccio? Dopo 10 anni non sai imitarmi. Non sai imitarmi. V per vendetta, che in questo caso è P per Paoletta. Il popolo non dovrebbe temere il proprio governo. Sono i governi che dovrebbero temere il popolo. C'è un idiota, praticamente. Ah, ti do un consiglio, Paolo, che credo di averti già dato in passato. Registrati, ascoltati. Tu i podcast li ascolti? No, non mi ascolto mai. Vedi? Un conto è registrarti. Devi ascoltarti quello mi che... Mi ascolterò le puntate del podcast. Ascoltati. Quello è molto importante per riuscire a capire dove si è... strani. Però lì non leggo, lì parlo, è diverso. Hai ragione. Leggi e registra. Va bene. Aspetta, questo è difficile, SpongeBob. Oh, Krusty Krab! Oh, Krusty Krab! Dovete sapere che io ho le mani tipo Everything Everywhere All at Once, no? C'ho tipo i Wurstel. Se non avessi giocato così tanto all'Allegro Chirurgo, col cazzo che non li prendevo. Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Ti è venuto bene, dai. Nonostante fossi arrugginito. Perché sono un professionista. Sclente, Uganda. Entrambi avevano la voce di... Gianni Musi. Tra l'altro, vogliamo ricordare... Michael Gambon, che ci ha lasciati recentemente. Se io posso cambiare e se voi potete cambiare, allora tutto il mondo può cambiare. Ah. Sai cosa odiano i gutting? Cosa? I topping. E qui ora c'ho il ketchup spices e il teriyaki è veramente buono, ragazzi. Ma su Prozis non si trovano soltanto dei topping salati, ma anche dolci, al caramello, al cocco, al cioccolato, per condire i vostri pancake. Mentre per esempio io quello teriyaki me lo metto nel couscous col pollo. E col codice sconto MERLUZ10 avrete il 10% di sconto. Uno sconto tale che da topping vi fa diventare midding. E mettitelo nel couscous. È uscito Christian De Sica. Eccolo qua. La ricerca della felicità. A Frigna. Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non lo sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Erbucio di culo. Così, per caratterizzarlo. Bellissimo. Christian De Sica è un grande attore. Ha fatto anche Angeli e Demoni. Poi Angeli e Demoni è sbagliato in realtà, lo sai, no? Dire Angeli e Demoni. Angeli e Demoni. Angeli e Demoni. No. Paolo, che il demonio è cristiano. Quindi il plurale di demonio è demoni. E il demone? Il demone è più qualcosa tipo... un'altra cosa. Oh, Stitch. Quello significa famiglia. Famiglia significa... non me lo ricordo.
il Cavaliere Oscuro. Se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Io sono un agente del caos. E sai qual è il bello del caos? Gatto Silvestro! Sì, allora, veniamo Gatto Silvestro! Lilo e Stitch. Cioè, pensa se mi capitava Stitch con la frase di Stitch. Ohana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato. Sì, stupido canarino. Se Lilo e Stitch fosse stato così... sarebbe stato molto divertente. Lo Flamingo. Notting Hill, Do Flamingo Notting Hill, fantastico. Sono solo una ragazza che sta di fronte ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla. Notting Hill, quello con Hugh Grant? No, quello senza Terence. Quello solo con Notting? No, non hai capito. Senza Terence. Terence Hill? No, Notting Hill. Ah, giusto. Ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto, consigliate altre voci, altre frasi di film, anche se ormai sono quelli, nel senso, le voci che io so fare. Bisogna che impari delle voci nuove. Hai ragione, devo imparare delle voci nuove. Scrivetemi le voci che vorreste che io imparassi. Vorreste che io imparassi. Qual è l'ultima che hai imparato o che vorresti imparare? Che ho imparato o che ho dovuto creare? Che hai dovuto creare? Ah, non me lo ricordo. Che hai imparato? Non me lo ricordo. Bene. Ragazzi, se il video vi è piaciuto sono molto contento. Ringraziamo quello che tagliava gli alberi fuori. E un saluto a tutta l'Australia, che non esiste. Ciao. Sai che puoi abbonarti al The Merluz Club e godere di tante ricompense esclusive? Potrai vedere video esclusivi, merchandising scontato e un sacco di altra roba. Abbonati!